E quindi dal profondo del canale luce, ecco a voi il Duce. Ciao, mi chiamo Luis. Ok, mi sono rotto così. Un bel giorno di domenica mi sono chiesto, ma a Pordenone quanti supermercati ci sono? E adesso ci facciamo un giro molto lungo per andare a contarli. E qui, inquadri cameraman. Ho detto inquadri. Lì! No, lì c'è un problema, perché sono stupido e ho perso la vite del coso. Andiamo! Questo è il primo supermercato che andiamo a visitare. Dobbiamo anche andare dentro? No. Ah, ok. Volevo giusto dire. In realtà non entriamo. E poi che sconti, signori. Prossima e visto puntata. Che ho già freddo alla testa, farò tutto il video così. Andiamo al secondo. Oh! Ci vediamo, tartarughe! E questo è il secondo supermercato. In realtà è un centro commerciale con un supermercato. Ed è l'unico centro commerciale che vedremo. Andiamo a scoprire il terzo. C'è una talpa lì. No, dov'è? Lì, no. Che c'è? Ah, lì. Sì, guarda qui. Ah, abbiamo fatto un po' di strada di campagna che non abbiamo registrato perché non abbiamo voglia. Siamo arrivati al terzo. Non perché tipo stavo rischiando di ammazzarmi tre volte io, no, eh. Siamo arrivati al terzo supermercato, ovvero un Interspar, con questa rotonda di recente ammodernata e con una bellissima pista ciclabile. Inquadri. È lì. Poco c'è anche la polizia locale, ciao! Poco più avanti ci sarà il quarto, però se io ve lo spoilero poi insomma non c'è gusto, quindi andiamo. Sai qual è il problema? No. Che sembra tipo uno... Sembra tipo Piero Angela. Come mi ha fatto notare qui il signor presente Andrea, sembro Piero Angela, ma in realtà la mia giovinezza mi fa più sembrare Enrichetto Angela. Siamo quindi arrivati al quarto supermercato che andiamo a vedere, ovvero un supermercato di cui essere orgogliosi. Guardate, Europa Spin. Non si chiama così, ma c'è il simbolo dell'Europa. Adesso sto consultando la mia mappa per capire in che direzione andare, dato che come avete potuto vedere non c'è più il telefono qua perché era un po' pericoloso. Allora, purtroppo ci sono dei lavori, però vabbè. Questo è il quinto supermercato con un nome molto brutto. È una pessima idea. Va bene così. E basta perché questa zona non mi piace. Allora, dopo essere passati davanti all'ospedale e dopo aver investito un barbone, siamo arrivati al Lidl. Purtroppo non è italiano come l'Eurospin. Comprate italiano, è una cosa molto molto importante. Comprate italiano potrebbe anche essere una cosa del tipo ci sono gli schiavi. Ci sono gli schiavi italiani, comprateli. E lì c'è anche lo spoiler del prossimo supermercato. Allora, dopo che ho sbagliato strada, grazie a Google Maps, siamo arrivati al Cadoro. È un negozio in cui sono entrato due volte e poi basta. E c'è il caffè. Gratis? No. Allora sto cazzo. Allora, siamo arrivati al supermercato più brutto e più desolato di tutta Pordenone, l'Eurospar. E fai vedere il parcheggio. Non c'è tipo nessuno. È brutto. Ed è tipo a fianco a una chiesa che dovrebbe essere tipo là dietro. Ed è sulla statale. È tristissimo. Non c'è niente. E cara Eurospar, un tempo eri ancora più brutto. Poi si sono un po' rinnovati, è diventata più carina. Però okay. Adesso andiamo ad ammazzarci in via Allegri Coletti. Okay. Siamo arrivati al nono supermercato. Bam! È molto bello via Allegri Coletti perché c'è la linea 5, ma non in tutto il tratto, perché in una parte c'è la rossa. Non sono entrato tipo due volte, mi ha sempre fatto paura sto supermercato e basta. Eccoci qua al decimo supermercato, il 10 è un numero molto bello e anche questo è molto triste, molto molto triste. E non ci sono mai entrato e quindi non so minimamente cosa possa esserci dentro. 62.
Ah, ok. Lì. Buon, andiamo quindi all'undicesimo supermercato, vero? Ok. Anche in quello non sono mai andato. Non cadere. Dovevo vedere, era aperto tipo ieri. No, da più di ieri. L'altro ieri. No, già dall'anno scorso c'era. L'altro ieri. Questo è tipo il supermercato più centrale che esiste qua, ovviamente. E è un meme. È un meme. In classe nostra è un meme. Ah, ok. Perché sì, perché tu entri, ti fissano tutti male, come la gente che mi sta fissando in questo momento, e è fine. Perché mette a fuoco dietro? Ah, perché sa anche lui che è dietro un meme e io no. Ok. Prima di introdurre il supermercato che andremo a vedere, vorrei mostrare... Papere! Vorrei mostrare un'opera d'arte presente qua, ecco. Che sexy. Ecco. E YouTube... C'è scritto sexy, l'ho detto solo adesso. YouTube mi demonetizzerà il video. Perfetto, comunque è il Cry. È il... è il 13 e basta, non sono neanche qua mai entrato. È triste, se ci sono entrato io è triste. Questo è un autobus. Sì, è un autobus ed è la linea 5 per San Antonio, ferma a Ospedale, via del Troi, strada statale 13. Ok, questo è il 15esimo, no il 14esimo, è la COP, ciao, e andiamo, perché sono tipo passate 42 ore, infatti vedete che il cielo è un po' diverso, io ho il raffreddore. E in queste 42 ore abbiamo anche un mercato in più che lo conterò come S, infatti c'è il mercato cittadino, dovresti guardarlo. Sì, che non è tutto qua, è anche dall'altra parte di là. Adesso continuiamo il nostro giro. E col 15esimo, con quello che volevamo tagliare, ma poi sai, se tagli non è molto bello, vero Andrea? Bene, siamo arrivati al 15esimo supermercato e quello più inculone di tutti, ovvero l'Iper Risotto. E mi piace come supermercato perché... non lo so, non so, mi fa sempre piacere andare qua. Ci sei mai stato? Sì. Andrea, ci sei stato anche te. Ah, è vero. Ecco. E niente, è un po' brutta la posizione, però non siamo morti almeno per raggiungerlo. Questo è il maxi. Fine. Maxi, fine. Allora, 17esimo supermercato, un po' inculata sta COP. Sono entrato una volta per prendere dei bidoni della spazzatura in offerta. E poi basta. Seriamente? Sì. Che magia. È proprio brutta, sarebbe proprio da buttare giù. Guarda, anche gli allarmi piangono, ruggine. E io non penso sia un bel posto. Che dite, lo buttiamo giù? Lascia un like se vuoi abbatterlo. Ancora più incolato è sto posto, che ho scoperto per caso con Google Maps. Io non conoscevo della sua esistenza prima, una cosa pazzesca. È il 18esimo supermercato, ci sono delle bandierine, quindi penso sia anche... c'è le viso Scotti! Butterscotti! Hai zoomato al massimo, vero? No. Tanto lo vedrò nell'editing, dimmelo subito, no? No, ho zoomato al minimo. Andiamo al 19esimo supermercato. Ok, siamo arrivati al 19esimo negozio. Questo è un meme della mia vita. È il tipico negozietto da vecchi. E proprio piccolo, non c'è niente di che. Però se tu poi vuoi rubare una lattina puoi andare qui. Non è un incitamento al furto, giuro. Rubate, stronzi. No! Sì? No, 20esimo supermercato, nonché il penultimo, è il Mega. E lo vedete dall'altra parte della strada perché Andrea è pigro e non gli andava di attraversare la strada. Sono due giorni che vado in giro per cercare negozi. Adesso andiamo a concludere questa nostra avventura assolutamente naturalistica, che ci insegna molte cose, ovvero se avete fame potete andare un po' in giro e a comprare in qualsiasi supermercato purché sia aperto. Questo qua non è una cosa che gestisco io.
E quindi proseguiamo, lo devo dire, insomma. Ed eccoci qui, giunti alla fine di questo mitico giro che interesserà a tantissime persone, perché insomma così sapete dove potete andare. Cazzo, guarda. Quindi questa è l'Eurospin, un'altra presente ben due volte in un comune. Questo è il primo aperto, quello che abbiamo visto all'inizio del video, il secondo aperto che sono andato poche volte, ma lui, vedete quanto è trash sta roba? Dovresti farla vedere. Parla tu, è già tutto vero. Vabbè, è talmente trash questo supermercato che io lo amo con tutto il cuore e basta. Io adesso sono stanco, vorrei andare a casa a mangiare, sono le 11:30, ho già fame. Arrivederci, papà.